Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una prova test con il piccolo DJI, cioè il Tello, e lo proviamo con l'applicazione Atello Pilot, che secondo me fa diventare grande anche questo piccolo Tello, sì, perché con le funzioni di questa applicazione questo piccolo gioiellino diventa secondo me un grande gioiellino, nel senso che fa cose che da un prodotto di queste dimensioni non ci si aspetta, fa cose simili a quello che fanno i suoi fratelli maggiori, ovviamente in una versione miniaturizzata, ma fa le stesse cose. Peccato che l'applicazione che andiamo a guardare è disponibile solo per i dispositivi Android e non per quelli iOS, però accontentiamoci. Quindi adesso proviamo l'applicazione Atello Pilot, anche se comunque è un'applicazione a pagamento, la trovate sul Play Store, poi vi lascio il link in descrizione se la volete acquistare. E adesso la proviamo, o meglio proviamo le funzioni principali, quelle che secondo me fanno diventare l'applicazione un'applicazione di guida differente rispetto a quella che è quella originale Tello o le altre che si trovano sul Play Store. Tra le cose che la differenziano da tutte le altre è il return to home, sì, perché questo piccolo Tello ritornerà a casa, e il track face, cioè lui rileva il nostro viso, quindi quando noi ci spostiamo o meno lui ci segue, cioè praticamente una sorta di active track se vogliamo, però ovviamente lui riconosce il viso, quindi aggancia il viso della persona, dopodiché spostandoci lui ci segue. E altre due o tre funzioni che secondo me la rendono un'applicazione veramente figa, che fanno diventare questo gioiellino un gioiellone. Quindi ragazzi, senza perdere altro tempo, prepariamo tutto e proviamo l'applicazione con il nostro DJI Tello. Ok ragazzi, l'applicazione è questa. Quando la andiamo a aprire, la schermata iniziale è questa. Quindi abbiamo le cose che ci interessano sono il simbolo con l'ingranaggio, ovviamente, dove abbiamo tutte le impostazioni che possiamo configurare il nostro drone. Ovviamente adesso non ve le sto a descrivere tutte, poi ognuno quando le scarica le può diciamo provare. Quello che vi volevo far vedere sono le cose diciamo principali, che sono qua che andiamo a selezionare il tipo di dispositivo nel controller diciamo che vogliamo usare, sì, perché con questo con questa applicazione si possono usare diversi tipi di controller. Sì, perché anche il flypad della Parrot è compatibile con usando questa applicazione. E un'altra cosa è questa qua, vedete, dove c'è scritto Face Detection Library. Cliccando lì vi dice se il vostro telefono è in grado di gestire il discorso del riconoscimento facciale. Sì, perché usa una funzione di Google che non tutti i telefoni hanno, o meglio, quelli diciamo molto molto economici non l'hanno. Però tipo già un telefono come questo, che è uno Xiaomi Redmi Note 5, comunque un telefono da 200 euro circa, ce l'ha. E dovete però, per attivare questa funzione, dovete cliccare qua e vi dice se, vedete, ok, vuol dire che il telefono è compatibile. Però poi dovete attivare anche la funzione video processing, mettetelo su on, perché sennò non funziona quella funzione del riconoscimento facciale. Qua avete tutte le regolazioni, vedete quando avvisarvi la batteria scarica, la qualità delle foto, l'altezza, il limite dell'altezza, potete arrivare anche a 30 metri se volete, video mode startup, cioè mettendo su on quando lui decolla automaticamente parte a registrare il video. Diciamo ci sono un po' di funzioni e opzioni interessanti da attivare, dopo ognuno quando la scarica, la installa, se le prova. E l'altra cosa, qua abbiamo la cartella foto, che è dove registra le foto e i video vengono memorizzati in questa cartella. E qua è la funzione diciamo con i comandi per il decollo e tutto quello che sono le funzioni di questa applicazione. Allora, le cose qua in basso a sinistra abbiamo la velocità che lui sta andando, qua appena più a destra di quella casellina abbiamo l'altezza, qua invece un po' più a destra abbiamo la distanza a cui sta andando il Tello da noi. Qua abbiamo il tempo di volo, la durata delle batterie, cioè la percentuale di carica delle batterie. E qua in mezzo invece abbiamo l'inclinazione, cioè quando noi ci incliniamo a destra, a sinistra, cioè quindi lo facciamo inclinare o virare, questi simboli qua in mezzo si inclinano anche loro. Qua in alto abbiamo se scegliere macchina fotografica o fotocamera, qua la rotellina più a destra per far attivare la registrazione. Qua abbiamo un po' di funzioni, vedete, sono le funzioni diciamo
sono le funzioni quelle automatiche che ha anche il Tello nell'applicazione, diciamo, originale data dalla Risetech. E un'altra cosa interessante invece sono queste. Ecco, queste qua sono le funzioni, quelle diciamo fighe di questa applicazione. Qua, se clicchiamo sul faccino, sarebbe il discorso del track face, cioè riconoscimento facciale, quindi il discorso che il drone ci segue quando ci spostiamo. Poi abbiamo un'altra funzione che è questa qui, che adesso non me le attiva perché il drone è spento, poi dopo quando lo accendiamo funzionano anche quelle. Allora, questa che praticamente il drone segue sempre noi, cioè gira, se noi ci giriamo intorno, lui stando fermo in quella posizione, gira su se stesso e ci tiene sempre inquadrati, in teoria. Poi abbiamo questa funzione che è un po' un disegnare sul display dove fare andare il drone, lui fa il percorso che gli abbiamo disegnato. E questo qua a destra, che secondo me è la parte più figa, è insieme al track face, è il return to home. Perché ricordiamoci che questo drone non ha né il GPS né la bussola, quindi il return to home è dato dai sensori e dalla connessione con il nostro dispositivo. Quindi queste due cose gli creano questa sorta di return to home. Dopo la proviamo e vediamo come funziona, se funziona bene o male. E la stessa cosa il track face, che è comunque lui aggancia il viso. Ok, quindi agganciando il viso, da lì in poi lo tiene inquadrato, quindi se noi ci muoviamo, ci spostiamo guardando sempre verso il drone, ovviamente, perché lui non prende il nostro corpo, ma prende il viso del soggetto, quindi guardando il drone ci spostiamo e lui ci segue, se ci avviciniamo lui si allontana e così via. Adesso facciamo subito una prova di volo per vedere in funzione questa, secondo me, strafiga applicazione che trasforma il nostro DJI Tellino in un tellone. Quindi andiamo ad accendere il Tello. Ok, l'applicazione si connette in automatico al Tello. Una volta che gli abbiamo detto che vogliamo la connessione automatica, non dobbiamo più andare nelle impostazioni e selezionare la connessione wifi con il Tello, ma viene fatto in automatico. Vedete, Tello connected, e il Tello si è connesso. Adesso vado ad accendere il GameSir. Adesso togliamo, cliccando qua ovviamente andiamo a togliere quelli che sono i joypad da usare sul display, perché ovviamente sto usando il pad, il GameSir. Io devo andare a cliccare qua sul simbolo del pad e vedete che si è connesso. Connect GameSir, cioè lui cliccando sul pad, sul simbolo del pad, si è connesso al GameSir. Quindi adesso andiamo a togliere, che non mi piace tanto vedere, piace più con l'inquadratura della fotocamera. Ok, adesso così è l'applicazione pronta al decollo. Adesso, tirando le due levette, le due clochette in basso verso destra, il Tello si accende, vedete, come i suoi fratelli maggiori, rimane lì acceso al minimo e decolliamo. Ok, adesso siamo ad altezza viso più o meno, quindi proviamo la funzione del tracking del volto. Vediamo se il Tello riconosce il volto e lo traccia, nel senso che se io mi sposto lui dovrebbe continuare a tracciare il volto. Quindi adesso vado a selezionare l'opzione volti, ok, clicco sul mio volto e il Tello mi ha agganciato. Vediamo se continua a seguirmi. Vedete che se io mi sposto, non sto toccando niente, il Tello si sposta con me. Se mi abbasso, il Tello si abbassa. Se mi alzo, il Tello si alza. Se mi avvicino a lui dovrebbe andare indietro, non va indietro. Se mi allontano, diciamo che a questa altezza mi ha perso. Aspettate che provo a salire. Ok, ha agganciato il mio volto. Adesso vediamo, se mi avvicino lui va indietro. Quindi adesso mi torna vicino, se mi abbasso si abbassa, se mi alzo si alza. Diciamo che si alza un po' poco, nel senso che quando si alza a un'altezza che perde il volto, quindi bisogna salire un po' manualmente. Vedete che riaggancia il volto, quindi se mi sposto a destra lui si sposta a destra, se scendo lui scende, però poi quando mi alzo, ok, adesso si è alzato e continua a seguirmi. Quindi vedete che se io mi sposto a sinistra lui va a sinistra, se mi sposto a destra lui va a destra. Disattiviamo la funzione,
Quindi ragazzi, direi che questa funzione secondo me va bene, nel senso, nel suo piccolo funziona, nel senso non bisogna muoversi velocemente, perché comunque stiamo parlando sempre di un dronino da 90-100 euro e con una fotocamera abbastanza, diciamo, niente di che. Quindi fare questa cosa secondo me è già una cosa eccezionale per un drone di questo genere, e non la fa male, ovviamente bisogna muoversi lentamente, ma però è divertente provarla. Un'altra funzione che volevo provare è la funzione quella, vediamo se la trovo, questa, che dovrebbe praticamente, il tello dovrebbe girare . Vedete che il tello gira in base a dove vado io, nel senso che lui mi segue, sta fermo su se stesso e gira a 360 gradi su se stesso per tenermi sempre inquadrato. Anche questa funzione secondo me non è male per un drone di questo genere, non funziona male. C'è un po' di vento, vedete le foglie che si muovono, quindi povero tello, però diciamo che anche con il vento non la sta facendo male. Vedete che alla fine lui mi segue e si gira sempre verso di me. Quindi anche questa funzione secondo me non la fa male. Cioè, diciamo che questa app gli fa fare al tello comunque queste funzioni, diciamo, aggiuntive, e le fa, direi, abbastanza bene. Ricordo che questa app è disponibile solo per dispositivi Android, per iOS purtroppo non c'è. Quindi ovviamente magari ci sono poi quelle handicap a livello di qualità video che c'è con i dispositivi Android, che è un po' più scarso, diciamo, a livello video rispetto al livello video dei dispositivi con iOS. L'altra funzione che volevo farvi vedere, disattiviamo questa, è la funzione Return to Home. Vediamo se funziona, perché questa ho notato che non sempre funziona, perché ovviamente il tello non ha GPS, non ha la bussola, quindi è una funzione abbastanza difficile da fargli fare, nel senso che lui, sia usando i sensori che leggono il suolo, sia la connessione che ha con il dispositivo, cioè con lo smartphone, praticamente lui torna dal punto dove è partito, però non sempre, ho notato che non sempre funziona. Quindi proviamola, ma non è detto che funzioni. Quindi proviamo a scendere un po' di quota, così magari si vede bene. Faccio venire il tello vicino a me. Ok. È impazzitissimo. Allora, mi allontano un po'. Ok. Mi sono allontanato. Schiaccio Return to Home e vediamo cosa fa il tello. Vedete che il tello sta tornando, cioè io non sto toccando niente, il tello è tornato da dove è partito. Rifacciamo, disattiviamo il Return to Home, quindi adesso ci allontaniamo, peccato che c'è un po' di vento che gli fa fare un po' quello che c'ha voglia, nel senso che comunque povero tello nei suoi 80 grammi, mi sono allontanato credo di 3 metri e mezzo più o meno, quello che mi dice l'applicazione, quindi faccio un Return to Home e guardate che il tello sta tornando. Anzi, adesso facciamo così che magari da qua l'inquadratura non si vede, ok? Allora, mi allontano. Vedete che sono andato circa a 3,5 metri. Adesso nell'applicazione vado a cliccare sul simbolo della casetta e vedete che senza che io tocco niente, il tello torna a casa. La cosa è veramente veramente figa, nel senso che è una cosa stupidissima, nel senso che non so fino a che distanza lui riesca a tornare, però adesso proviamo a aumentare un po' la distanza per vedere se fa Return to Home. Aumentiamo la distanza, vediamo. Ok, peccato che c'è il vento. Adesso siamo a quasi 7 metri di distanza. Vado a cliccare il Return to Home. Ok, e il tello sta tornando, incredibile ragazzi, il tello sta tornando. Ho fatto Return to Home, non sto toccando niente e il tello sta tornando a casa. È incredibile. L'altra volta non aveva funzionato sempre, o meglio, funzionava, diciamo,
4 volte su 5. Adesso invece ha sempre funzionato e c'è pure il vento. Quindi ragazzi, direi che questa applicazione secondo me non è niente male. Il piccolo Tello diventa secondo me un Tello un po' più grande con questa funzione aggiuntiva che gli sono state date. È impazzito, fa quello che vuole, ok? Diciamo che il Tello con queste funzioni aggiuntive è veramente migliorato. Quindi ragazzi, se vi interessa questa app vi lascio il link in descrizione. A pagamento costa, mi sembra, 4,60€, una cosa del genere, adesso la cifra giusta non me la ricordo, 4,50€, una cosa così, meno di 5€. Comunque, se la volete provare, la provate, secondo me è molto divertente, dà delle funzioni aggiuntive al piccolo Tello. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su. Se volete vedere altri video sul piccolo Tello o sugli altri miei droni o tutto quello che riguarda la tecnologia, iscrivetevi al canale per non perdere neanche un video e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!